OLED, partiti, primi metri di gara con all'interno Mister Angus, all'esterno King Bot, quindi Mister Barabba e Keaton Forest. Attacco del giro conclusivo in vantaggio Mister Angus, in seconda posizione King Bot, in terza troviamo il Grigione e Mister Barabba, a chiudere troviamo Keaton Forest, quando si va al completamento la prima curva in vantaggio troviamo Mister Angus e Giuba Gialla, all'esterno c'è la pressione di King Bot in Fuchs e Nero, i due che hanno preso 10 lunghezze di vantaggio nei confronti di Mister Barabba, quindi Keaton Forest, quando sull'ultima curva King Bot ha aperto i rubinetti e sta passando in vantaggio nei confronti di Mister Angus e qui quindi Mister Barabba che cerca la rincorsa quando King Bot è in piena fuga ai 400 metri conclusivi nei confronti di Mister Barabba, quindi Mister Angus si gira Cristiano di stasso per controllare la situazione, ma Mister Barabba finisce molto bene, Mister Barabba all'esterno, all'interno King Bot, in un'aperta lotta con King Bot in vantaggio, sta allungando King Bot che viene a vincere nei confronti di Mister Barabba. Vince così la diciottesima vittoria in carriera qui sul tracciato di Corridonia, King Bot è il re del tracciato coridoniense. Rivediamolo sul monitor dell'Iforum, la vittoria è per King Bot con Cristiano di Stasso in sella, il training e i colori di Luca Sorbino. Rivediamo e riapprezziamo gli ultimi 100 metri di gara per questo cavallo che viene a vincere 18 corsi in questo tracciato, batte Mister Barabba 3-5 l'ordine numerico ed ufficioso per questa seconda corsa in programma, per la terza arriva Keaton Forest 3-5-1 l'ordine numerico ed ufficioso per questa seconda corsa in programma, vince King Bot con Cristiano Di